Massimo Boldi. Uno dei miei amori mi ha tradito con il mio migliore amico. È finita male. L'ho scoperto pedinandola. È finita male. L'ho cuccata con le mani nella marmellata, racconta l'attore. 78 anni Massimo Boldi fa un bilancio della sua vita. Gli anni passano e con loro passa anche il mondo, una vita, e faccio anche i conti con quello che non mi aspettavo, esordisce l'attore e produttore cinematografico in un'intervista al Corriere della Sera che affronta sia temi professionali che privati. La gente mi ferma ancora. Era una vita che sognavo di incontrarti. Mi inseguono a flotte per un selfie, racconta Boldi ricordando gli inizi difficili con diversi lavori svolti in bar, ristoranti, drogherie. Anche il vetrinista, aggiunge, andavo a scuola la mattina e di pomeriggio frequentavo la scuola in via Duccio da Boninsegna. Uscivo all'alba e tornavo a casa alle 22. Nella sua lunga carriera l'attore ha conosciuto diverse donne, anche Cindy Crawford e Bo Derek con le quali ha recitato, indicando la più bella in Ornella Muti. A proposito di donne, la domanda sulla sua situazione sentimentale attuale ha rivelato un aneddoto del suo passato, con un tradimento subito dalla ex fidanzata e dal suo migliore amico. Oggi non sono innamorato, ha ammesso, sono rimasto vedovo 20 anni fa e ho avuto degli amori importanti. Una di loro mi ha tradito con il mio migliore amico. Mi sono sempre chiesto perché non me lo abbiano detto. Invece l'ho scoperto pedinandola. È finita male. L'ho cuccata con le mani nella marmellata. I rapporti con Berlusconi. Per anni Massimo Boldi ha lavorato per l'allora Fininvest, oggi Mediaset. Ottimi rapporti con Silvio Berlusconi che, quanto a simpatia, descrive come inarrivabile. Il rapporto con il Cavaliere, tuttavia, è stato segnato anche da un'importante battuta di arresto, arrivata quando lo ha tradito, per la Rai. Ci aveva presentato Bettino Craxi dicendomi, sarà la tua fortuna. E così fu, ci siamo stati subito simpatici, racconta. Nel 1986 sono scappato da Fininvest per fare Fantastico con Adriano Celentano. Mi hanno fatto causa. Ho perso e mi hanno condannato a pagare 2,5 miliardi. Quando sono tornato, Berlusconi mi ha perdonato. Mi devi 2,5 miliardi.